questo. Tutto in diretta, ragazzi, eh? Tutto in diretta, tutto rigorosamente in diretta. Pazzesco. Stamattina non sono uscito perché volevo seguire Sinner. Sì, è acceso. Volevo seguire Sinner, che però quando ha perso due set ho detto vabbè, dai, tanto è giovane e poi non è detto che magari poi si riprende, io non lo so. Adesso non voglio seguirlo proprio per scaramanzia. Era un pesce, ragazzi. Questo, mangiata stranissima, se era una mangiata, eh. Sembrava l'esca che saltellava sui sassi, e invece no, invece è un pesce e sembra anche mangiato, preso per la bocca. Si fa un po' di più di fatica con la canna corta, però volevo provarla, volevo assolutamente provarla. Infatti avevo appena preso un pesce con la Super Maxima, non so se la chiamerò così, però sì, sono tutte queste qua, sono tutte testate, eh? Assolutamente di bocca, perfetto, wow. Volevo assolutamente provare questa canna. Questa è una... Vabbè, stai qui, va. Ce la facciamo a scendere fin qua. Sì, perfetto. Questa è una vecchia Abu
anni 70, una Suecia abbastanza potente, eh? Allora, Abu Suecia Color T-Zoom, questa era lunga in origine 195 cm, la danno 15-30 grammi, una canna che negli anni 70 era una delle più ricercate. Abu ha fatto tante canne in quegli anni molto molto belle, c'era la fibra di vetro e sicuramente l'ha sfruttata al meglio, perché questa è una canna decisamente potente. Io l'ho depotenziata per pescare con le jighead, ma era una canna decisamente potente da pesca luccio, salmoni. Oh, si è liberato da solo, guardate che bello. Vi faccio vedere solo un attimo la sifula e poi la lasciamo andare, guardatela un po', sifulotto, mangiata strana, però mangiata. Questa canna me l'hanno portata qualche giorno fa insieme a tante altre, io l'ho subito sistemata per riportarla a pescare, anche se ho lasciato, ecco, qui ho fatto un po' di lavori, a parte il lavoro principale è stato quello di mettere dei vettini a innesto, ne ho preparati due, anzi tre, due in nylon e uno in fibra di carbonio cava per pescarci a spinning. Quindi ho allungato la canna, che vedete che adesso è oltre i 2,40. Gli ho dato sensibilità in punta, ho cambiato gli anelli, che comunque quelli che mi hanno come me l'hanno portata non erano comunque originali, ho mantenuto le legature, queste le ho mantenute, le ho soltanto riverniciate, e poi ho cambiato, ma in maniera molto semplice, il portamulinello. Questa aveva un portamulinello innovativo, perché aveva un portamulinello di quelli a vite che però si poteva spostare, era fatto in modo tale che si poteva spostare. I problemi di quel portamulinello originale sono due: uno, che non tengono a sufficienza, o magari quello che c'era su non teneva a sufficienza, ma l'ho già riscontrato, lo stesso problema l'ho riscontrato anche su altri modelli. E secondo problema è che andava a gonfiare troppo la presa del mulinello, a me piace abbastanza sottile, quindi l'ho modificata semplicemente mettendo due anelli di quelli già fatti, di quelli in grafite. La canna mi piace molto, adesso l'ho provata, come avete visto, con jighead, sono ami piombati col pallino da un grammo e l'amo molto piccolo, e si è comportata decisamente bene, bella 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 bella. Boh, pochi lanci, due pesci, me ne vado. Ciao ragazzi.